Un giorno di maggio Alex, tornando da scuola, nel piazzale trovò una piccola tartaruga da terra, da sola, e disse: «Sicuramente l'hanno dimenticata qui le persone del Luna Park». Così decise di prenderla e portarla a casa. La sua mamma Jo non era molto contenta, ma lui disse: «Dai mamma, fa troppo caldo, poverina, sul cemento bollente, dai, dai, ti prego, teniamola». E così fu. Non riuscirono a trovarle un nome perché nessuno era adatto a lei, quindi la chiamarono per 2 mesi Cosetta. A Cosetta piaceva molto mangiare verdura e dormire negli angoli della casa. Ma un bel giorno d'estate, mentre tutti erano a tavola, si udì: «Ai, aia, mi ha morsicato il dito del piede!» Eh sì, Cosetta adorava i piedi nudi e aveva beccato il pollicione del papà di Alex. Il papà di Alex disse: «Ma hai portato a casa Dracula!» Così, da quel momento, Cosetta diventò Dracula. Dracula era una tartaruga lenta, ma appena vedeva i piedi nudi, metteva il turbo e apriva la bocca per morderli. Li amava ancora di più del suo cibo preferito. D'inverno Dracula andava in letargo dietro il divano e mamma Jo lo alzava, lo puliva e la rimetteva per terra. Era diventata la mascotte della casa. Restò 13 anni in casa con loro, ma quando cambiarono abitazione decisero di lasciare Dracula libera e la portarono in campagna da un'amica della mamma di Alex, che aveva un orto e un'amichetta tutta per lui. Sì, un'amica, una tartaruga, con il nome di Mercoledì, perché l'avevano trovata il giorno mercoledì. Alex era tanto triste insieme a lei e alla sorellina perché sapeva che l'avrebbero lasciata lì e che non poteva stare però più con loro, ma sarebbe stata all'aria aperta e al sicuro così l'avrebbero salutata accarezzandole la testolina e sollevati tornarono a casa, sapendo che avrebbero potuto venirla a trovare quando volevano. Infatti ogni domenica passavano per darle un saluto. Ancora oggi Dracula vaga in quell'orto e dopo tanti anni, una volta ogni tanto, Alex e la sorella vanno a trovarla, portandogli pomodorini, i suoi cibi preferiti.